Purtroppo le vite doveva essere solamente di pesca, quindi potevamo anche dire ognuno di portare questa attrezzatura, ma qualcuno ha solo un user, ma qualcuno di lago ha cambiato il regolamento e purtroppo abbiamo poche canne, non le abbiamo portate via. Un po' per volta. Ma c'è una bella cosa. Se ce l'ha le può usare. Adesso in poi chi vuole può usare. Certo, se ce l'hai prenda pure, allora portiamo. Ragazzi, fate molta attenzione per chi non sa pescare. State molto attenti alla larga degli ami, potete guardare, però dovete stare molto attenti, perché? E non state soprattutto dietro a chi pesca, fate almeno 4-5 passi sui lati, mi raccomando. Adesso noi cercheremo di monitorare un po' tutto, ovviamente i genitori sono qua per guardare i bambini, mi raccomando, noi facciamo quello che possiamo. Io lo dico perché sono mia figlia qua e vado dall'amo, e lei non è abituata, dunque sappiamo che c'è un po' di tutto, dunque per cortesia state attenti, chi sa usi la testa, chi non sa anche loro per cortesia mettetevi dietro. Dica. Con Carson, Hobby Fishing e il grande Luke 4316, è un grande evento. Stiamo pescando ovviamente con attrezzature Carson. Speriamo di prendere qualche pesciolino. Ti consiglio di prendere roba scarsa che anche se la rompi fa niente. Se poi ti piace, ti appassiona, piano piano. Allora, per quanto riguarda i cagnotti, sì, non spendere soldi per il botto, che se poi non ti piace tutti i soldi. Se tu prendi una carcassa di un po' di la pesca non è che oggi siamo qua insieme, vero? Facciamo fare un lancio. Allora, attenzione dietro ragazzi che facciamo un lancio. Allora, metti. Questa mano tieni qua sopra. Con questo qua tieni qua sopra, questo filo, tieni qua. Adesso ti apro la testa. Alzi la canna. Occhio dietro. Quando ti dico di lasciare questo dito.
quando dico lasciare questo dito lo lasci, eh? Senti dietro, lascia, bravo, bravissimo, hai visto? In pratica come funziona, il dito tiene fermo, l'archetto si apre in maniera che rimane la bobina libera. Davide, noti che fai il lancio, come hai fatto il lancio, lasci il dito in maniera che può scorrere e andare lontano, lo fai andare, noti che si è messo nell'acqua, l'archetto ti rimane aperto, tu lo prendi, lo chiudi con le dita, che è la cosa più semplice, e adesso aspettiamo che abbocca, va bene? Ciao Yuri di Rimini. Chiodi è un figo. Yuri qui. Adesso il tempo che lo apre. Scale, almeno quando prendo. Prendo, ma se non vuole il filo, voglio prendere. Mi posso chiamare con la buccia, se ti piace la buccia. Ce l'ho già. Una bella ragazzina bionda. C'è, ce l'abbiamo. Grazie a voi. Vai, vai. Devi parlare. Che ne so, quelli per il basso come sono? Va bene anche questi qua. Questi? Sì. Per il mio regalo? Mi ha detto. I gettoni sono tutti gadget che offre la Carlson. E ho bifisci. Ma cosa ne fai dell'anno? Ciao, il canale di Bruce Gates. Oh, e sta a maggio?